Buonasera manciate di pixel lanciate a tutta velocità contro il vostro schermo, sono Nolan e questo è Super Off-Road per l'emulatore dell'Amiga. Volevo parlarvi un attimo di questo gioco perché nella masnada di titoli che avevo quando ero piccolo, anche troppi probabilmente, come vi dicevo mio padre portava a casa scatole da scarpe intere piene di giochi, il che probabilmente non ha aiutato il mio diventare bravo nei videogiochi, infatti non lo sono diventato, però sono diventato uno a cui è piaciuto sempre tantissimo provare 1000 giochi nuovi e la difficoltà stava appunto nell'appassionarsi a uno in particolare, quando se ne aveva così tanti a disposizione, ma questo per qualche motivo mi è sempre piaciuto molto. Lasciate che ve lo mostri. È un gioco di corse abbastanza basilare, se vogliamo, però ha tutto quello che potrebbe servirci per un gioco di corse del 1989, tra l'altro. Sono nato a luglio. Il 28 del 1982 ed è questa cosa, francamente, mi riempie il cuore mostrarvi il fatto che questo gioco non concepisce persone nate dopo il 1999. Ho sbagliato tasto. Ah, sì, ovviamente per aiutare la fruizione di quello che state vedendo, la mia è la macchinina rossa. Quella che adesso sta facendo un merdaio. Allora, questo ovviamente è il primo percorso. Il gioco lo vedete, è abbastanza intuitivo. Tra un percorso e l'altro sarà possibile spendere i soldi che abbiamo accumulato e ovviamente anche quelli che abbiamo vinto in base al nostro posizionamento. Dalla prima alla terza posizione su 4 si può comunque andare avanti. Se arrivi quarto è game over. Avete la possibilità di fare un continua, ma dopo quello, comunque sia, andrete poco lontano. Come vedete, ogni tanto posso fare degli scatti in avanti. Quello è il nitro. Il nitro è limitato e ogni singolo colpo, che date di acceleratore sarà una cosa che costa soldi. Vittoria! Ho fatto 130.000, come vedete, 100.000 più 30.000, quelli che sono quelli che ho accumulato sul campo. E adesso è l'ora di spenderli. Come vedete, le cose in cui possiamo spenderle sono queste 6, il nitro, che ne abbiamo già un pochettino, accelerazione, gomme, velocità massima e gli ammortizzatori, che servono a non perdere velocità sulle cunette e cose del genere, mentre le gomme servono a mantenere la tenuta di strada. Non ho mai completato questo gioco, non ho mai saputo quale fosse il metodo migliore per amministrarsi gli acquisti, però io comprerò l'acceleratore. E poi comprerò del nitro qua. E finiamo i soldi, andiamo sul sicuro. C'è da notare che su questa versione in particolare, questa qua per Amiga, non so se sia un problema di DOSBox, eccetera, però mi sembra di aver notato un piccolo bug per quanto riguarda l'acquisto dell'acceleratore, ovvero che puoi continuare a farlo anche se non hai soldi. Non so se ho zero, fammi provare. Sì, posso continuare a farlo e mi ha ridato 120.000. Non so perché succeda questa cosa. Magari c'è una spiegazione perfettamente sensata, però non la so. Però mi ha ridato 120.000, quindi adesso prendo questo. E prendo questo. Vabbè, dai. Peccato. Però comunque sia, sono forte. Allora, come vedete, i percorsi, almeno nella versione questa qua per Amiga, sono abbastanza basilari. Ce ne sono, mi pare, una quindicina che valgono per il doppio, però, perché vengono poi anche riproposti in modalità inversa o con delle cose in più. Una cosa da notare è che quello grigio bara, palesemente, in tutte le versioni che ho provato di questo gioco, quello grigio fa un culo pazzesco a tutti quanti, veramente. Tranne a me, che nella versione per Amiga riesco ad andare un po' avanti, mentre in quella per Super Nintendo che ho provato, no. In quella per Super Nintendo è un continuo arrivare secondi e solamente secondi. Per qualche motivo non riesco ad andare oltre. Forse, diciamo la verità, forse il fatto che c'è questo bug per quanto riguarda l'acquisto dell'accelerazione fa le cose leggermente, ma significativamente diverse. Resta il fatto che su questa sono bravo, almeno mi piace illudermi di sì. Ci prendiamo l'accelerazione, va? Che è quella cosa che costa di più. E continua a essere buggato perché io. Ma lo posso. Aspetta, fammi vedere. L'accelerazione e il top speed io posso.
Adesso no. Ma io non ce l'avevo tutti quei soldi, ma va bene, nel senso, può essere pure che non abbia capito qualcosa io, però non mi sembra. Ma va bene, andiamo avanti. Dicevo, questo è un gioco... Ecco, vedete, questa è la cosa di prima, però in posizione invertita. Questo è un gioco su cui ho passato molte ore da piccolo, nonostante avessi scatolate intere di giochi. E ci riflettevo appunto in questi giorni, il fatto di avere a disposizione così tanti titoli fin da subito ha fatto sì che io non diventassi particolarmente bravo su alcuni giochi in particolare. L'esperienza di tante persone giocando a videogiochi su console da piccoli, magari ci avevano il Nintendo, cose del genere, avevano una manciata di giochi. La maggior parte magari che ci avevano il Nintendo ci avevano Super Mario e Duck Hunt e basta, e quello ci avevano per mesi e quelli erano i giochi che avevano. Magari qualche mese dopo, se arrivava Natale, si sarebbero comprati, ho fatto una cazzata, si sarebbero fatti comprare qualcos'altro dal loro papone, però vittoria. Però non avevano accesso a una libreria immensa. Io invece quello che ricordo erano letteralmente scatole da scarpe ficcate piene di floppini. Aumentiamo la nitro. Tra l'altro mi sembra che non scenda nemmeno la nitro, però in teoria dovrebbe calare a ogni utilizzo, almeno così è sulla versione per Super Nintendo che ho provato l'altro giorno. Dicevo, va bene, gioca ancora 50.000, però tanto la questione della progressione, come abbiamo visto, forse è un po' sminchiata, ma non importa, andiamo avanti. Quindi dicevo, la mia esperienza con questo tipo di mentalità, che era la più diffusa, non c'è stata, perché avevo a disposizione un sacco di giochi fin dall'inizio. Questo ha fatto sì che diventassi non particolarmente bravo in alcuni giochi in particolare, perché come salivo la frustrazione dicevo no, gioco a un'altra cosa, vaffanculo. Cosa che bene o male rimane la mia attitudine nei confronti dei giochi anche oggigiorno. Però, scusate, no, stavo un attimo riflettendo, perché mi sembra che il nitro qua non finisca. Odio questo pezzo, però, perché succede questo. A me mi pare che il nitro non finisca qua. Guardate là, ne ho... Non lo so se è sminchiata questa versione dell'emulatore, o se era proprio un bug della versione Amiga, però... Però potendo sprintare all'infinito, insomma, si vince, va. dicevo, mi ha fatto venire voglia di diventare una persona che comunque sia, magari non si focalizzava su un gioco in particolare, però voleva provarne sempre tante. Sempre mille giochi diversi e sempre magari andando con la mente in un altro mondo fantastico da visitare, cose del genere. Quindi questo è anche il motivo per cui su questo canale difficilmente trova... Ma sì, guarda. No, dicevo massimizziamo, ma no, non posso. Non ho capito di preciso questa cosa. Ancora non capisco se è glitchato, se sono stupido io, però insomma, andiamo avanti. Tuttora, dicevo, questa cosa è presente all'interno della mentalità che uso all'interno di questo canale. È difficile, infatti, che in questo canale ci siano serie complete, per quanto mi stia sforzando di farne sempre di più, ma a parte casi assolutamente fondamentali per la mia vita come Metal Gear Solid o cose che magari mi va di fare perché le trovo divertenti, come la serie su Indiana Jones, sono rare le volte in cui mi metto veramente a fare serie complete, sono più le volte in cui mi va di fare un video su un gioco in cui vi dico vasto gioco e poi finisce là la cosa. Resta il fatto che mi è rimasta quest'idea, era un po' l'idea del invitare amici a casa e di fargli va quanti giochi che c'ho, scegli quale ti piace di più, scegli dal titolo, perché tanto nessuno aveva un'etichetta originale, quindi manco a dire che guardavate l'arte che c'era disegnata sopra, era semplicemente indicativo, tu guardavi e facevi tipo Super Off-Road, questo sarà un gioco di corse, infatti questa era la possibilità. Resta il fatto che arrivavano spesso appunto in casa mia giochi nuovi che erano belli da provare, erano belli... No, allora, guardate, di fatto scende la nitro, però sono partito tipo con 100.000 cose, quindi ne ho usate tipo un sacco, ma ne ho ancora. Va bene, andiamo avanti. Tra l'altro, questa versione del gioco io me lo ricordo abbastanza accessibile, anche su Amiga. Non so se magari non avevo mai notato quel bug, ammesso e non concesso che sia un bug,
Però insomma, diciamo che ci sono riuscito a giocare diverse ore anche da piccoletto e andare abbastanza avanti, quindi forse è per quello che me lo ricordo con affetto. Ovviamente, ripeto, questa versione in particolare la potete trovare su qualsiasi emulatore possibile, immaginabile, e anche su cose online. Questo qua che state vedendo è una pagina internet, per quanto non si direbbe, però è tipo Classic Game Archive, qualcosa del genere, insomma. Molto tranquillamente giocabile, scorrevole con quello che era il framerate dell'epoca, insomma, non penso che questo gioco sia mai arrivato a andare a 60 frame, però no, dove vado? Adesso vado nella direzione giusta. Va bene, ragazzi, questa era essenzialmente la cosa basilare della versione per Amiga. Non so se sono forte, io non credo, non sono abituato a essere forte, però ho un po' come l'impressione che forse sia un pochettino sminchiato, almeno nei potenziamenti. Per avere un confronto diretto, adesso vi faccio vedere la versione per Super Nintendo. Datevi giusto il tempo di avviare l'emulatore. Ed eccoci qua, questo è l'emulatore ZSNES, che si scarica gratuitamente, faccia di serpente, un po' da dove volete voi, insomma. Saranno tipo 10 anni che lo uso e lo amo. E tra l'altro, per un tocco di retro ancora in più, io lo giocherò questa volta con questo. Pagato ben 6 euro su internet. È una cosa USB fatta per essere come il controller del Super Nintendo. Quindi per una volta faccio una cosa come si deve. Game Load Super Offroad. Signori, siamo un po' di anni dopo, come potete vedere. Abbiamo del sano rock, e abbiamo un po' di colori in più, come potete vedere, siamo avanti. Dunque, start, push select. Potete vedere adesso abbiamo. Ah, posso anche muovermi su e giù con le freccette, che cosa meravigliosa! Null. Ok, exit. Ok, siamo messi come prima, se non fosse che la prima volta non mi ha permesso nemmeno di acquistare niente l'altra volta, però non mi ha chiesto la nazionalità, il nome e cose del genere. Al Nintendo queste cose non importa, bisogna semplicemente giocare, quindi noi giochiamo. Questa versione è più stronza, ve lo dico, molto semplicemente questa versione è giusta e quell'altra è buggata, chi lo sa. Comunque sia, ci do di acceleratore e compro due nitro. Che sono letteralmente due tap del pulsante e basta. Quindi vedrete come fallirò male a questa versione del gioco. Però è un po' più curata, è un po' più carina. Dai. Ok. Abbiamo suoni di collisione, musica e cose pazzesche. E abbiamo quello grigio che già mi sta facendo un culo così. Specialmente in questa versione, quello grigio non sente seghe. È molto più forte di tutti i presenti. Levati, Cosino Blu, levati. Levati perché io devo vincerla questa, altrimenti non ha nemmeno senso giocare se non vinco la prima. No! Ah, già sprecato le mie due accelerazioni. Quindi devo cercare di giocarmela decentemente da qui alla fine. Ok, no! No, 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 no! Mamma mia. Non è l'ultimo giro, però. Ah, tra l'altro, la cosa del giro non funziona così. Non devo. Cosa curiosa è questa: io non devo arrivare in fondo. Conta la posizione in cui sono quando il primo tocca la linea del traguardo. Cosa che immagino sia stata inserita per non bloccare a tempo indefinito la cosa, però. Io questa versione, se arrivo secondo. Ve lo dico, non riesco a fare diversamente. Accelerazione o top speed? Accelerazione, va. E altri due nitro. Ok, dita incrociate. Sta succedendo? Ok, non bloccarti. Non bloccare. Penso che si possa dire oggettivamente che la versione per Super Nintendo è più cazzuta, però. Tanto non riesco a capire se quelli sono dei glitch grafici o se semplicemente
i programmatori si erano fumati delle gran canne, perché insomma gli anni erano quelli. No, come... Mi ha fatto l'accelerata accanto quello blu. Con quale faccia? Come si è permesso? Non bloccarti. Non bloccarti. L'ho sprecata tantissimo quell'accelerazione là, perché mi sono buttato nell'acqua con esso, però. Comunque arrivo secondo. La versione per Nintendo di questo gioco è la versione in cui io arrivo secondo. Una metafora della vita, direi. Però ho fatto i miei 120.000, perché ho preso dei soldi per strada, quindi non mi lamento. E proseguiamo. E vediamo, io farei... farei lo shock e le gomme per avere un po' più di tenuta di strada, perdere meno velocità, cose del genere. Vediamo fin dove riesco ad arrivare, dai. Quei blocchi gialli che vedete là in mezzo vi rallentano, manco a dirlo. Ecco, appunto, succede un gran casino. Però quantomeno non perdo troppa velocità quando becco dossi e cose del genere. Sì, ci sono palesemente dei glitch grafici, quella sorta di mano che appare sullo schermo, non so per quale motivo debba vedersi. Però non sono riuscito a fare meglio di così, ragazzi, perché questo gioco non vuole andare sul secondo schermo, vuole sempre andare solamente sullo schermo principale. Cioè non è il gioco, è l'emulatore che va solamente sul primo schermo, quindi mi attacco al cazzo. E un po' anche voi, insomma. Allora, io me la sto giocando un po' troppo, con un po' troppa difficoltà. Madonna, non mi ero accorto che era già arrivato in fondo. Sono riuscito ad arrivare secondo anche stavolta, ma per il rotto della cuffia e anche un po' del culo. Allora, 120.000, non sta andando abbastanza male. Se uno nella vita si accontenta di arrivare secondo sempre, che per carità è sempre meglio che arriva ultimo, però... E ci metto 2 nitro. Dai, dovrebbe essere una situazione abbastanza buona. La versione per Super Nintendo, questa qua, ha anche delle tracce in più. Tra l'altro delle tracce anche abbastanza stronzine. Ok. Questa sarebbe una buona partenza, e poi alla prima curva subito la merda. Va bene. Sto facendo cagare. Allora, intanto, invece quello grigio sta dominando il mondo, perché è quello che fa. Non sbaglia una curva. Non sbaglia niente quell'uomo. Uno dei motivi per cui mi piace questo gioco mi è... Che cazzo fa quello blu? Ma è impazzito? Vieni qua. Uno dei motivi per cui mi piace questo gioco un po' in tutte le sue versioni... Cos'è? Ho preso la fiancata di quello giallo. Però sono secondo. Credo. Spero. Sì. Sono secondo. Sono sempre secondo. Uno dei motivi per cui mi piace è... tra l'altro ho notato solamente adesso che questo gioco ha donne diverse sul podio. Il primo erano semplicemente... hanno cambiato il colore. Però era lo stesso modello, lo stesso colore di capelli e cose del genere. Accelerazione e nitro. Uno dei motivi... E 4 che inizio questa frase. Uno dei motivi per cui mi piace questo gioco è che... perché continuo a fare 3 con le dita? 4. Uno dei motivi per cui mi piace questo gioco è che sono sempre stato appassionato di macchinine fin da piccolo. Ce n'avevo un sacco e andavo sempre in giro facendo wiii sui muri e cose del genere. Con la mia collezione da figlio unico di giocattoli. Ok. Quanto mi sta sul cazzo quello grigio? Dai! No, l'ho presa larga. Taglio qua. Rettilineo! Che cazzo, ho preso nel culo quell'altro. Taglia! Sì, un altro po' finisco fuori strada. Porca Eva! Di poco. E avevo premuto l'acceleratore, però l'avevo finito, evidentemente, perché non mi ha fatto niente. Secondo! Pazienza. Vabbè, lo sappiamo, questo è il gioco del secondo. Ci butto
un'ultima volta uno sull'accelerazione massima per vedere se riusciamo a fare qualcosa in più. E poi, insomma, può bastare, ragazzi. Il gioco ve l'ho fatto vedere. Non pretendo di stare qua a diventare bravissimo. Magari. Magari se succede, lo farò lontano dai vostri occhi, mi farò vedere solamente una volta in cui sarò diventato il più forte del mondo. Però non sarà questo il caso in particolare, perché stavolta non ho nitro, perché ho speso 100. Avevo solamente 100, ho fatto una cazzata, diciamoci la verità. Quando si ha solo 100 non è che li vai a spendere tutti insieme in un colpo solo, anche perché se no non hai la possibilità di prenderti il nitro, quindi sarà difficile mantenersi davanti a tutti gli altri. Ancora un giro per quello, quindi occhio, occhio, no, quello blu. Quello blu incombe, questo è un nitro, questi sono 3 nitro. Me li potevi dare prima 3 nitro, però, che palle. Va bene, comunque sia, ragazzi, questo è il gioco, come vi dico sempre, è ottenibile gratuitamente tramite 1000 emulatori o non. Se cercate la versione per Amiga, che è la prima che avete trovato, si gioca con 2 tasti e lo potete trovare su siti di emulatori online senza nemmeno dovervi scaricare software né niente in particolare, quindi consigliato, perché è un gioco molto piacevole, o forse solamente per me perché mi piacevano così tanto le macchinine da piccolino, però secondo me è molto carino e potete passarci qualche minuto divertendovi. Ragazzi, grazie di aver seguito questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao.